Allora, sono qui con Keysoft e SimSolid. Ho provato a creare un albero uguale sia in Keysoft sia in SimSolid. Qui, come si vede, tensione equivalente 114,65. Inflessione massima 3,87 micro. L'inflessione massima non è uguale, però è molto vicino alla tensione equivalente massima. Ok, se io vado a aprire SimSolid, naturalmente ho dovuto fare un po' un gioco, nel senso che io l'avevo prima settato in un certo modo, poi mi sono accorto che c'era un qualcosa qua non corretto, perché avevo un aumento di tensioni qua che non è corretto. E allora ho provato, perché non provo a mettere la coppia in un modo differente, che mi sembrava meno logico, però il risultato è molto vicino. Nel senso che se io vado qui, in confronto a SimSolid sulla tensione, perché se io vado sul displacement magnitude, naturalmente io qua stiamo parlando di 30 micron, contro, avevamo detto, adesso non mi ricordo, però 10 ordini di grandezza inferiore, però io mi fido più di SimSolid. Vabbè, però non sono sicuro. Però sulle tensioni massime, qui ci siamo sullo stress, con mise stress. Diciamo, vabbè, qua mi viene 130, però se io vado qui, adesso io lo porto qui sul top, non sul top, ma sul right. Ok, se io vado qui. E vado a prendere questo qui, vado a prendere dei punti. Posso partire, naturalmente non so la precisione, sarebbe bello prendere le possibilità dei punti. Vabbè, si può, penso che si possa, però va bene, andiamo, devo ritrovarlo il metodo, così andiamo in modo spannometrico. Vado qui, clicco qui. Clicco qui, clicco qui, più o meno, clicco qui, vediamo se riesco. Oh, perché non mi prende? Ecco cane. Ok, comunque, come si vede, io ho 1, 2, 3, appunto 3, più o meno qui, comunque siamo sul 114. Ecco, qui più o meno siamo, perché qui ero partito da qui, dunque qui ho 113,9, comunque siamo abbastanza vicini sul 114, al di là di questo massimo che ce l'ho qui, però linearmente, come col modello che abbiamo lì con Keysoft, che no, sicuramente, come si dice, non è un'analisi di elementi come questa, e dunque non è 3D, mentre io qua ho 3D, è più completo. Però se io vado a prenderlo da un punto di vista, diciamo, bidimensionale, se si può dire, però in questo, il risultato si avvicina, perché stavamo parlando di 114 là, e ci siamo, 113,9, 114, insomma, ecco. Naturalmente ho dovuto qui, io l'avevo fatto in un altro modo, però oggettivamente non è come l'avevo fatto prima, non era tanto corretto, perché qui veniva fuori uno sforzo molto grande, dunque non c'era, e qua. Poi con quella schematizzazione che avevo pensato prima, qua
qui mi arrivava fuori 20 megapascal in più, qui 150. Però sono abbastanza contento. Sono abbastanza contento perché penso di aver capito come andare a schematizzare l'albero, naturalmente con tutti i limiti, però ecco, poi potrei far vedere ai ragazzi l'uso di Keysoft, naturalmente è molto complesso, dovrei anche approfondirlo molto di più, soprattutto sulla normativa, però bisogna avere tempo. Però tanto per cominciare a usare questi strumenti, piano piano poi uno poi cresce, ecco, piano piano, non è che può far tutto in un colpo solo. Però mi sa che sì, ci siamo vicini con la schematizzazione dell'albero. Vabbè, ci vediamo alla prossima, arrivederci.